del team di Preventivamente, che ormai da diversi anni porta avanti questo progetto. E niente, sono contenta che anche quest'anno, con un po' di fatica, però siamo riusciti insomma a svolgerlo, insomma, a portarlo a termine e che oggi siate insomma tutti qua. Mi auguro sia stata una bella esperienza intensa per tutti voi ragazzi e sono molto molto curiosa di avere un po' una vostra opinione. Ecco, lascio la parola a te, ciao. No, penso che potremmo fare direttamente il giro, no? Per vedere come è andata l'esperienza. Allora, aggiungo solo una cosa, non so se stanno notando le persone di vari Direi parlare senza microfono, diventa un po' disagio. Sì, diciamo che noi possiamo Importante non fare nomi e se ci sono delle cose personali sappiate che di là stanno mangiando quindi si sente tutto. Dunque, sono anni che ho fatto anche questo progetto. E che non so se ci sono anni che sono stati Io lo passo, chi vuole parla sono cinque, chi non vuole non lo Allora, sono anni che porto anche questo progetto, quindi appoggio apparentemente. Prima mi sono mossa in modo autonomo, con, non so se voi conoscete, Randy, quindi appoggiando anche lui e andavamo, non so, a casa di Zavaglia e così via. Perché lui mi ha detto che esisteva questo progetto, ci siamo appoggiati e sono anni che lo portiamo avanti. E mi dispiace tantissimo che sia l'ultima volta, che non ci sarà più una possibilità, perché loro, cioè, studiano la teoria, che cos'è un centro, che cos'è un disagio e così via, però, cioè, vederlo in pratica, vedere un centro occupazionale, un laboratorio, eccetera, eccetera, è un altro, fa un'altra cosa. Pertanto mi dispiace immensamente, cercheremo di fare in modo, non so in che modo possiamo intervenire per far sì che in quanto scuola possiamo continuare. Abbiamo già parlato con la professoressa, se c'è l'interesse da parte della scuola di continuare la collaborazione, penso che la cosa migliore sia parlare attraverso istituzioni, quindi c'è una dirigenza scolastica che può contattare un servizio anche nel mondo di primario e vedere di concordare dei tirocini, cioè, quello che è fattibile, la disponibilità ci può sempre essere, quello poi che è da organizzare a livello burocratico, non siamo nessuno qui in grado di saperlo. Certamente è che il fatto che cambino dei progetti arrivino alla conclusione è normale, è fisiologico, tutto nella vita ha un inizio e una fine, non è detto che non ne possa partire un altro, con delle caratteristiche simili o anche diverse. Se c'è interesse si può, esatto, se ne può parlare. E dai, allora vediamo un po' cosa ti è saltato all'occhio, com'è stato. Allora, a me mi è piaciuto molto fare questo progetto, anche in fare... Ma si sente anche no. Basta che ti dici, ciao. Allora, mi è piaciuto molto fare falegnameria, è stato anche divertente. Boh, come progetto mi è piaciuto tantissimo. Boh, è stata un'esperienza nuova anche. Cioè, diciamo, sì, è stata un'esperienza nuova lavorare qua. Anche a me è piaciuto molto, è stato un bel lavoro manuale. È stato anche soddisfacente alla fine vedere il lavoro finito. E mi è però un po' dispiaciuto che sia stato solamente un giorno, sarebbe stata bella continuare da un per almeno due giorni. Questo. Adesso cercate di focalizzare anche proprio la collaborazione con la nostra utenza, no? Cioè, al di là del fatto di cosa avete fatto stamattina, cercate un attimino anche magari poi un piccolo accorgimento se avete osservato qualcosa, magari, no? Ho fatto metà delle cose, quindi per mie inutilità tecniche. Però per quel che sono riuscito a fare mi sono divertito anche e
anche a me non dispiacerebbe provare un progetto del genere con la scuola. Io sono insegnante di sostegno e sono stata tanti anni in un'altra scuola, è il primo anno che sono in questa scuola e l'ho trovato molto molto interessante, sia per il rapporto loro insomma con la vostra utenza, ma anche come dicevamo prima per quello che esce da loro, perché sono emerse negli studenti delle competenze che magari a scuola non vengono fuori, delle diverse delle abilità che a scuola non vengono alla luce. Magari potreste fare un esempio di qualche abilità che è venuta fuori, una competenza che avete osservato? Sì, 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 uno studente era molto competente, diciamo che ha colto subito quello qual era l'attività da fare e si è relazionato tranquillamente con tutti, insomma, con tutto il gruppo di lavoro. Quindi io l'ho saputo adesso che è l'ultimo anno, quindi purtroppo anch'io esprimo il mio rammarico. Sì, io ho chiesto stamattina, se non c'erano problemi. Sì, quello penso vale per tutti noi, no? A seconda del contesto possiamo mettere in pratica delle abilità che magari in un altro contesto, con altre persone, in un altro posto, con altre persone, magari non si esprimono, perché proprio cambia il contesto e quindi a seconda di quello. È stato interessante vedere due ragazzi in proprio cucina, con tre utenti, che si sono comunque subito relazionati molto bene con gli utenti senza tirarsi indietro davanti alle varie attività da fare, quindi è stato molto interessante vedere l'attitudine, insomma, si vede in base alla scuola che stanno frequentando. Grazie. Come hanno fatto altre terapie? Poi ti dite, qualcuno ha detto anche che lunedì e quindi era un po' faticoso, sarà un po' preoccupato, però poi insomma lavora andato bene. Sembra, poi sentiamo loro, cosa sta per loro anche con gli utenti. Noi non abbiamo avuto il tempo di parlarne, non siamo riusciti a parlare. Ecco, io non c'entro niente. E io ero dopo cucina Roberto. Ciao. E voi? No, volevo dire una cosa rispetto all'autoterapia che abbiamo incontrato. Due lavori di due studenti e due lavori di due utenti che sono stati fatti in un altro momento. Sì, perché quelli degli utenti li abbiamo incominciati prima, se no non ci sarebbe stato il tempo, e poi abbiamo scelto del primo gruppo, due abbiamo scelto, io non dico chi ha scelto, abbiamo scelto due e così, per cui uno è degli studenti e uno degli utenti, sia in un pannello che nell'altro. Gli altri ragazzi possono prenderli, forse dopo sono asciutti, se vogliono prenderli. Adesso per me è la terza volta che adesso facciamo, che posso partecipare con la Ferrinameria preventivamente, e a me piace moltissimo il fatto comunque che vengono studenti, che vengono molti giovani e si comunica e si sta insieme. Quello un po' il lavoro, come posso descriverlo, della falegnameria, o si è creato così, che a questo o cerco di dare la possibilità di assemblare anche i dispersi, no? Allora, questa volta un progetto anche dove anche utenti che non hanno detto di partecipare, abbiamo cercato di integrarli, erano diversi utenti, e voglio molto ringraziare a chi non c'entra niente, no? Che comunque era stato, sì, l'idea di questo progetto si era creato ma per caso ci siamo incontrati, e una pista che si occupa di sfere anche molto complesse, abbiamo detto cosa possiamo fare in una giornata, all'inizio erano due ed era naturalmente molto ridotto. La scelta della sfera per noi era per avere un punto di fuoco, un elemento che ci riunisce, e sono molto contento perché anche proprio che sono venuti utenti che non avevano pensato di partecipare, che hanno collaborato con noi, e grazie a tutti che hanno partecipato.
Io sono qua da un anno e ho partecipato la prima volta e mi piaceva tanto. E niente, sono andata alla lavanderia, per me è stata la prima esperienza, è stata positiva e mi ha fatto vedere che non è solamente la lavanderia, ma ci sono altre attività da fare. È stato bello. Grazie a tutti. Anche per me è una bella esperienza, mi faccio parlare voi che... noi eravamo in gruppo cucina e con l'operatore Roberto e Daniela e con altri tre utenti e ci siamo trovati benissimo, e ci hanno accolto e niente, è stata una bella esperienza, avremmo voluto ovviamente provare tutti i laboratori per vedere cos'è che fanno, altre cose, però comunque il gruppo cucina mi è piaciuto tantissimo, è stato bellissimo. Penso la stessa cosa e mi dispiace comunque che sia durata una giornata, fare anche tirocinio in un luogo così. Mi sono trovata benissimo, ringrazio a tutti. Io e la Sabrina abbiamo fatto musicoterapia e la passeggiata con Stefania e siamo divertite, però è stata anche una bella esperienza. Cosa avete fatto in musicoterapia? Musicoterapia abbiamo provato a suonare gli strumenti e seguire il ritmo. E anche cantato. Abbiamo anche cantato. Mi è piaciuto anche sapere che hanno un coro tutto loro il mercoledì sera, se non mi sbaglio. È anche carina questa cosa, comunque loro hanno detto che con le canzoni dicono le loro, cioè buttano fuori le loro emozioni e si esprimono in modo. Questo anche mi è piaciuto. Ancora tempo, interessa. Cioè non è un coro che è aperto al quale si può partecipare solo se si frequenta il servizio, sì. Ma è ancora aperto a tutta la cittadinanza, quindi chiunque voglia cantare c'è un maestro di coro, che non è una cosa così artigianale, chiunque voglia può venire mercoledì sera. Il maestro li mette lì. Siccome erano, cioè, anche io penso come tutti gli altri, anche a me è piaciuta tanto come era un'esperienza nuova, mi piacerebbe tanto venire anche altri giorni, non due, anche tre, quattro, per provare tutti i laboratori che loro fanno. E sono stata la prima mattinata in arte terapia e poi in lavanderia. L'arte terapia era un po' difficile perché avevi davanti un foglio bianco che in un attimo ti sembrava facile, poi infatti era un po' anche difficile. E poi in lavanderia poi mi sono divertita un sacco, volevo infatti finire una cosa che ho iniziato, però siccome il tempo era un po' corto, quindi non sono riuscita a finirla. Però comunque è stato molto bello. Mentre mi ha detto la missa che eravamo di mattina in arte terapia e io penso che è più sulla persona, non tanto sul gruppo, perché stai lì davanti a un foglio e fai uscire tutto quello che hai dentro, le emozioni, quello che pensi, e dare anche tipo il tema era la primavera e tutti hanno dato il loro senso di primavera, quindi questo per la mandaria anche ben utile per gli utenti, penso, perché è un modo per essere un po' più autonomi. Poi il fatto che questa collaborazione tra la scuola e questa struttura sia molto molto utile, perché ci fa vedere come sono le cose in realtà, non tanto teoria ma anche pratica. Perché no? E anche a me è piaciuto molto, tipo sì, la prima mattinata ero a arte e terapia e io sinceramente per me mi sono accorta la differenza degli utenti e degli operatori, cioè prima tutti uguali. E poi il fatto che sono gli utenti a venire
ci incontro, ci hanno chiesto anche, già hanno fatto conversazione con noi in questo momento. Poi alla lavanderia, sì, lì sì, abbiamo un po' abbiamo, sì, anche lì abbiamo fatto alcune attività e ci sono state belle cose da fare e ormai il resto l'hanno detto gli altri. Io e il mio gruppo abbiamo partecipato al laboratorio di ergoterapia e di arte terapia e nel primo laboratorio abbiamo formato subito, diciamo, una squadra, un gruppo, abbiamo lavorato bene in sintonia e appunto gli utenti ci hanno spiegato quello che dovevamo fare e secondo me è stata una cosa positiva il fatto che ce l'abbiano spiegato loro e non gli operatori. È stata una bellissima esperienza con gli utenti, io, cioè, mi sono relazionata bene e ero in gruppo con Bushra e Elsa e come ha detto Bushra, cioè, è stato molto bello che gli utenti ci abbiano spiegato cosa avremmo dovuto fare. Sì, no, mi è piaciuta molto come esperienza e come abbiamo già detto, cioè, è un peccato che sia solo oggi e non più giorni, perché penso che, cioè, in più giorni si possa capire ancora meglio com'è la struttura e anche come sono gli utenti, però comunque mi è piaciuta molto come esperienza e spero che ci sia l'opportunità di fare una cosa del genere, sia anche non è possibile. Per me è stata un'esperienza molto positiva e sono felice di essere riuscita a comunicare comunque con gli utenti, a relazionarmi e anche solo scambiare due parole durante il laboratorio. E il laboratorio a cui ho partecipato è lavanderia e ergoterapia, è stato molto interessante e penso che comunque anche per loro riuscire ad arrivare a hanno elaborato alla fine sia molto soddisfacente, quindi è stato bello, è una bellissima esperienza. Anche per me è stata una bella esperienza, perché la mia paura più grande era quella di non saper, cioè non riuscire a interagire come avrei voluto con gli utenti e anche con gli operatori, però durante i vari laboratori, soprattutto anche ergoterapia, mi sono messa a parlare con un utente, ma proprio così come se fosse un mio compagno, no? E abbiamo fatto un gioco di logica e mi fa: ah, questa è una delle carte più facili, ma in realtà era una cosa che non riuscivo neanche a capire, sono dovuta stare mezz'ora a guardare una carta e ripetere con delle macchinine, non so se avete presente il gioco. E io ho guardato, ah, è una delle più facili, sì, io, ah, ok, va bene. E lei si è trovata, complimenti, cioè mi sono sentita. E niente, comunque mi è piaciuto davvero moltissimo. No, beh, anche quest'anno, esperienza positiva, sono molto contenta. Si è andato tutto bene, disponibilità degli studenti, sono intelligenti. Sì, vorrei ripetermi, era bello vedere l'interazione che avete avuto con i nostri utenti e questo è un aiuto sicuro anche per avere un'idea reale di cos'è anche la malattia psichiatrica, anche, no? Perché alla fine per combattere lo stigma bisogna vedere le persone, vedere come sono e farsi un'idea. Io da cameraman, anche quest'anno devo ammettere che ho visto. No, ho visto tanto impegno con i ragazzi che c'erano con noi, e veramente mi sembrava che si erano persi nel nostro mondo, che alla fine è un mondo normale e non come di fantasia o strano come qualcuno può pensare.
mi dispiace che l'ultimo anno, insomma, perché siete voi il, diciamo, il nostro futuro, quelli che sono gli antistigma o vanno contro tutti i pregiudizi che ci sono fuori, non solo a nostro riguardo, insomma. Quindi grazie infinite. Passo la parola alla mia inviata. Io volevo chiedervi, alla luce quindi di questa giornata, di questa esperienza che avete fatto, che cosa vi portate a casa di positivo sulla salute mentale, sull'utente con problemi psichiatrici? Una frase. Magari le persone che non hanno mai magari visitato un centro simile a questo, comunque non hanno mai avuto a che fare con la malattia mentale, ancora si spaventa questa parola, pensa che chi soffre di un disagio psichico possa essere pericoloso, o, cioè, sia per se stesso che per gli altri, mentre in realtà se si parlasse solo un po' di più di questo argomento si scoprirebbe che non è così, che in realtà bisogna solo stare accanto a queste persone ad aiutarle. Quindi ho fatto via questo. Grazie. Poi, infatti era più o meno la stessa cosa che volevo dire anch'io, perché le persone non vivono, cioè vivono solo quello che succede fuori, non sanno veramente quello che succede con queste persone, non sanno come sono veramente, giudicano senza sapere, quindi è brutto. E poi se si inizia a parlare su queste persone sempre dicono sono matti o sono malati, ma non è così. Invece la realtà è proprio un'altra cosa. Non è la prima esperienza qua a Valusano, ma anche ad Ancona noi abbiamo avuto una bella esperienza con persone con disabilità. E comunque direi che ho cambiato anch'io idea, cioè è proprio un'altra cosa. È una cosa proprio che è ben diversa da quello che pensavo prima e quello che penso adesso, quindi sono anche contenta di aver fatto queste esperienze. No. Poi anche secondo me la gente ha anche paura un po' del diverso, cioè la gente ha molti parametri, o dritto o sorto non va bene, e quindi secondo me anche la gente deve cominciare al posto di avere tutto dritto, anche cominciare ad aprire gli orizzonti. Esatto, aprire gli orizzonti, cioè, perché il diverso fa sempre paura. Quindi quanto è importante conoscere, sì, esatto. Toccare con mano le situazioni. Qualcun altro? Chiamare maschile. Sì, ragazzi. No, sì, ho detto anche il mio compagno, che comunque era anche l'esperienza da fare questa. Almeno abbiamo capito, cioè, come avviene la riabilitazione, si può dire, di queste persone. Questo è quello che fa giocare, il come. Sì. Importante anche capire come. Poi noi ovviamente abbiamo anche altre attività, non solo queste che avete visto oggi, no? Poi colloqui, col medico, con la psicologa. Niente, io non ti voglio. Io vi dico grazie. No, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora io volevo dirvi grazie, io non c'ero quando siete arrivati, reparto, sono psicologa.
Sono Isabella e lavoro in questo centro da 20 anni più o meno. E mi fa molto piacere che voi siate venuti e ringrazio mille perché so che è stato particolarmente difficile quest'anno l'organizzazione. E come avete già detto tutti quanti, è un'esperienza fondamentale, ma non solo per voi, anche per noi, perché comunque ci permette ogni anno, per quanto sarà, di confrontarci con quelli che sono il futuro di questo ambiente. Perché a un certo punto noi chiudiamo la nostra esperienza ed è fondamentale per noi che le persone che arrivano come operatori, come formatori e quant'altro, ma anche come cittadini, sappiano di cosa si tratta quando si parla di riabilitazione psichiatrica, di disagio psichico, di malattia mentale, di tutto quello che può essere psi. E come avete già detto e come anche Elena mi faceva riflettere, le cose si imparano e si sanno se si vedono e se si sperimentano sulla propria pelle e anche praticamente se ci si confronta con il disagio. Io vorrei dire solo una cosa. Che è molto secondo me interessante. Oggi è il 14 di maggio, ieri era il 13 di maggio ed erano esattamente 40 anni dall'approvazione della legge Basaglia. Cioè, quest'anno è il quarantennale, ieri sono iniziati i festeggiamenti ufficialmente. Credo che tutti voi sappiate cos'è la legge Basaglia e se non lo sapete, per piacere, fatemelo dire, perché è stata la riforma più importante che abbiamo avuto in questo paese dal punto di vista della salute mentale. È quello che caratterizza questo paese nel mondo e io ricordo che ad oggi ci sono paesi che non hanno una legislazione così tutelante e così come possiamo dire, rispettosa del disagio psichico come l'Italia. Poi tutto è migliorabile. E questo a un certo punto toccherà anche a voi. Noi stiamo facendo del nostro meglio, ma bisogna ricordare da dove si viene per andare avanti. Se voi avete visto questo centro, vi ricordo solo che 40-30 anni fa non avreste visto questo, 50 ancora meno. E quindi grazie alle persone anche per... Ma anche per 10 anni. Sì, diciamo che la legge 40 anni fa, ma prima che si applicasse veramente come lo vedete adesso, ci sono voluti molti anni. E questo è fattibile solo perché c'è qualcuno che nella fattispecie è stato Basaglia e tutti i suoi collaboratori e chi è venuto dopo di lui, ma adesso ci siete voi, che sogna. I sognatori a questo mondo servono. Se noi siamo in grado di sognare un mondo migliore, un mondo con più diritti, un mondo dove la diversità non sia un problema ma sia una risorsa, questa cosa può succedere. Ma se qualcuno non si impegna a sognare su questo, non avverrà nulla. Quindi io voglio solo dire buon sogno, noi stiamo sognando, ce la continuiamo, ma a un certo punto andremo via e quindi spero che arriveranno dei nuovi sognatori e questo è il ruolo della scuola ed è questo il motivo per cui noi continuiamo ad accettare studenti in tirocinio, parlo sicuramente non di tutti noi tra i dirigenti, anche del dottor Basso che oggi non c'è, non perché ci piaccia farvi vedere cosa facciamo, perché tanto noi lo facciamo lo stesso, anche se voi non venite a vederlo. Ma perché è giusto che voi che siete il futuro capiate dove si deve andare avanti e cosa si può migliorare. Perché l'investimento più grande va nei giovani e noi ci crediamo. E non solo nei nostri pazienti giovani, ma anche in quelli che sono i collaboratori. Quindi io vi ringrazio di essere venuti e ci auguriamo che la collaborazione possa continuare, vediamo in qualche modo. Grazie mille. Buon proseguimento di scuola. Buona fine. Avete una domanda? Anche se durante l'attività insomma puoi dire qualche dubbio o qualche domanda? Tranne quando si mangia, questa è vietata. A telecamera spenta io avrei una domanda. Perché la fa? Finita. Ogni anno vola, Ogni anno così. Tutti di bocca buona. Ecco, domanda. Non si fa in classe, ma musicoterapia cosa servirebbe alla persona? Quello non so se... No, posso? Io ho dato la parola perché noi abbiamo presentato... Allora,
parole vostre. Sì, sì, cioè, almeno da quello che ci hanno spiegato gli utenti, perché ci hanno spiegato loro, un po' è ovviamente anche se bagno, e un po' è come... Sfogo, sfogare le emozioni attraverso la musica, cantare, e suonare vari strumenti, ci sono i bonghi, la chitarra, ecco, loro sfogano le emozioni così. Perché non riescono a dirle, però... Sì, esatto, non riescono a dirle, con la musica riescono. Tu dici sfogare è come esprimersi attraverso la musica, attraverso gli strumenti. Sì, certo che lì dipende da quanto uno tecnicamente bravo a usare uno strumento, no? E poi dipende un po' dal musicoterapeuta, perché noi negli anni abbiamo avuto anche un musicoterapeuta che era un po', gestiva il gruppo un po' diversamente. Lui era psicologo e faceva di più riflettere sulla musica, lui faceva più ascoltare la musica, dei CD o così, no? E quindi cercava di far esplorare di più il mondo interiore degli utenti e quindi cosa li suscitava ascoltare un certo pezzo, quindi ci si confrontava dopo. Quindi voglio dire, non è che c'è un modo assoluto anche di interpretare un tipo di terapia, a seconda della formazione anche di come un terapista o un terapeuta lo... a seconda della sua formazione o come lui lo intende, può essere molto vario. Mi sono permessa di dirvi, no? Prima, semplicemente per il discorso che Luca, quello che abbiamo vissuto oggi, non è tanto la tecnica dello strumento, ma è proprio quello di avvicinarsi allo strumento. Mi permetto poi di correggerti, ma proprio perché proprio questo è il principio, che attraverso il suono, cioè tu lo strumento, anche senza tecnica, tu puoi scoprire il suono e puoi comunque creare un'espressione. Questa è la differenza, come diceva Petra, invece di altri principi, linee guida, di altre teorie sempre della musicoterapia. Volevo aggiungere solamente un aspetto che loro vi hanno detto, che secondo me è importante, era quello del divertimento, se voi vi ricordate, perché tanti hanno detto perché è bello. Al di là del senso della, magari all'inizio ti approcci che non c'è proprio questa consapevolezza dell'emozione, del contatto con se stessi, del suono che anche crea relazione con gli altri, perché poi la musica si crea insieme. Però è proprio quello, loro hanno detto spesso perché è bello, perché mi piace. E proprio c'è una teoria che dimostra oggi quanto la bellezza, la piacevolezza, il divertimento crea anche una ricchezza a livello neurologico. E quindi sono stimoli cognitivi molto importanti che vanno sempre curati. Quindi anche se qualcuno mi dice perché mi piace, è un bel motivo per partecipare. Questo mi sembra di ricordare che l'hanno detto tutti quanti, che si divertivano, no? Voi vi siete divertiti? Sì, abbiamo suonato. Sì, vabbè, fatto solo questa aggiunta, che quando c'è piacevolezza molto più facilmente siamo motivati a fare una cosa, no? Però nel lavoro terapeutico a volte è necessario anche affrontare delle emozioni sgradevoli per poter superare anche delle questioni un po' più delicate o vissuti negativi, e non è che bisogna evitare tutto quello che è scomodo o difficile o che suscita un pochettino di sofferenza anche per poter migliorare, perché tante volte la crescita è molto abbinata a un percorso di superare delle difficoltà e quindi anche le proprie emozioni che possono essere sgradevoli. Quindi non è che è solo il parametro, ovvio che è più facile quando una cosa è piacevole farlo, perché più volentieri lo fai, quindi l'emozione ti porta già in automatico a seguire quella scia. Ma anche quando una cosa dici, ma no, che difficile questo, non deve essere questo certo il motivo per evitare di fare una cosa. Difatti nel lavoro terapeutico entrambe le cose sono importanti, no? E questo ognuno di noi è fatto in un modo diverso e se lo vive diversamente. C'è chi fa più fatica a fare delle cose sgradevoli, e c'è chi invece riesce anche più facilmente, questo a seconda di come siamo di carattere, di come siamo stati educati, perché in effetti non è tutto anche nei nostri tempi la malattia mentale, ma è molto anche carattere, educazione, eccetera, abitudini tante volte,
e quindi tanti aspetti sono importanti da considerare. E io dicevo chi è più abile a suonare uno strumento, perché ovviamente se uno sa suonare molto bene il pianoforte, per esempio, allora è più facile che si esprime in pieno tutto quello che vuole esprimere. Se io non so suonare il pianoforte, suonerò con i due tasti, sarà più difficile potermi esprimere, no? Allora in quel senso, adesso ci viene il ritmo, questo che vuoi, con i bastoncini magari suonare, però diventerà un po' più difficile, insomma, in quel senso io devo... Sì, la cosa tecnica. La cosa però per me è importante perché non so, avendo messo il naso un po' velocemente, sì. Che vorrei che si possa fare, questo non è un centro di addestramento professionale, quindi qui gli obiettivi non è che escano dei pittori, non è che escano dei musicisti, non è che escano dei falegnani e non ci vogliono neanche dei requisiti, tu non è che per fare arteterapia devi sapere già dipingere, la dottoressa te l'avrà spiegato. Sono tutti momenti espressivi, ma non solo espressivi, ma anche di crescita personale, un po' come diceva, anche Petra. Quindi sono tutte risorse che unite alle altre più classiche, perché voi avete visto quello che potete vedere, potevate vedere, non avete potuto vedere i psicoterapeutici, non avete potuto vedere i colloqui, i clinici, non avete potuto vedere tutta la parte di abilità fisiche e sociali e cognitive, grazie Elena. E tutto insieme aiuta la persona a ritrovare il proprio equilibrio e di andare avanti nel suo mondo. Noi ci paragoniamo molto di più a una scuola, a un ospedale, esattamente come lavora la scuola, lavoriamo qui. Ci sono delle attitudini, voi avete scelto questa scuola invece che un'altra scuola perché avete un certo tipo di attitudini. Forse no, non sareste qui, sareste seguiti in un'altra scuola. E quindi ci sono delle attitudini, una persona magari è più portata per il disegno, una è più portata per la musica, ma questo non vuol dire che poi non ci si possano essere delle sfide all'interno del vostro percorso, quindi ci sta tutto. E ogni situazione che noi proponiamo, dalla lavanderia alla musicoterapia, alla psicoterapia, sono degli stimoli che devono aiutare la persona a crescere, a trovare dentro di sé il suo equilibrio e la sua. Però dobbiamo aiutare le persone ad avere degli strumenti, perché se ce l'avessero potuta fare da soli, non sarebbero qui. Chiaro? Cioè, non tutte le persone che hanno un disagio psichico sono qui. Questo deve essere anche da qui. No? Ci sono vari livelli di sofferenza. Alcuni sono seduti nei banchi di scuola, alcuni sono a lavorare, alcuni sono in ospedale, alcuni sono seguiti da professionisti privati in ambulatorio. Alcuni sono CSM, alcuni sono qui. Sono fasi di vita. Quelli che sono qui oggi non saranno più domani. Saranno la loro vita. Domande? Posso fare un piccolo sondaggio, tanto non è vincolante. Voi siete in quarta, giusto? Sì. Non siete così lontani da decidere cosa volete fare da grande. Qualcuno di voi è interessato o sarebbe interessato a intraprendere un qualche tipo di lavoro all'interno del disagio psichico? Fare la lavoratore di un servizio mentale, di igiene mentale. Non dovete alzare la mano se non c'è. Però era curioso di sapere se c'era qualcuno che in qualche modo era interessato a approfondire la lavoratore. Io forse a me piace tanto lavorare con le persone un po' più grandi che hanno dei problemi oppure anziani in casa di riposo che portano delle storie e che ci insegnano anche a noi cose che ci servono, cioè, a me mi interesserebbe. Cioè, in questo dettaglio, però questa esperienza ti ha aiutato a chiarirti di più, senza sbilanciarti, non vogliamo sapere. Sì. Ti ha aiutato a chiarirti di più se è quello che vuoi oppure no? No. Cioè, sì. No, è troppo poco per sapere se è. Ci sta. C'è qualcuno che vuole? Sentivo qualche... No, non avevo capito. Bene. Allora possiamo concludere, vi ringraziamo e ci vediamo magari un appuntamento virtuale.
per il prossimo anno. Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie. Il prossimo anno verrò duro. Cercherò di stare duro. Va bene, allora. Con tutto. Grazie anche agli operatori che ti hanno affiancato e ai responsabili delle attività che hanno dato.